Federico II di Hohenstaufen, noto come Stupor Mundi, meraviglia del mondo, o Puer Apuliae, fanciullo di Puglia, fu uno straordinario personaggio che dominò la scena europea dei suoi anni. Re di Sicilia, duca di Svevia, re dei Romani, imperatore del Sacro Romano Impero, re di Gerusalemme. La sua personalità fu la somma di tutti gli obiettivi che nella sua vita inseguì e raggiunse. Discendente per parte di padre dalla nobile famiglia Sveva, era dotato di un'indole poliedrica e affascinante, che fin dalla sua epoca ha polarizzato l'attenzione degli storici e del popolo, producendo anche una lunga serie di miti e leggende popolari, nel bene e nel male. Tutta l'Italia meridionale è tempestata di castelli che lui ha fatto costruire o ha restaurato, ma la sua corte era itinerante. Il suo regno fu principalmente caratterizzato da una forte attività legislativa, artistica e culturale. Il suo obiettivo era unificare le terre e i popoli, ma fu fortemente contrastato dalla Chiesa, di cui il sovrano mise in discussione il potere temporale. Fu infatti scomunicato dal Papa per 2 volte. Federico fu un apprezzabile letterato, protettore di artisti e studiosi. La sua corte fu luogo di incontro fra le culture greca, latina, germanica, araba ed ebraica. Era un uomo straordinariamente colto ed energico. Il suo regno aveva una struttura politica molto somigliante ad uno stato odierno, governato centralmente e con un'amministrazione efficiente. Facciamo un piccolo viaggio fra le città e i luoghi che hanno conservato il suo ricordo. Gravina in Puglia. Il toponimo della città pugliese deriva da un motto di Federico II. Sul gonfalone cittadino è infatti scritto «Grana dat et vina», offre grano e vino. Il sovrano amava questa città tanto da definirla «giardino di delizie». Fece costruire qui un castello, del quale restano delle rovine, che aveva la funzione di ospitare lui e i suoi uomini, prima e dopo le battute di caccia svolte nel territorio circostante. Federico parlava 6 lingue, latino, siciliano, tedesco, francese, greco e arabo, ed ebbe un ruolo importante nel promuovere le lettere attraverso la poesia della scuola siciliana. La sua corte infatti vide uno dei primi utilizzi letterari di una lingua romanza dopo l'esperienza provenzale, il siciliano. La poesia che veniva prodotta da questa scuola ha avuto una notevole influenza sulla letteratura e su quella che sarebbe diventata la moderna lingua italiana. La scuola e la sua poesia furono salutate con entusiasmo da Dante e i poeti contemporanei e anticiparono di almeno un secolo l'uso della lingua toscana come lingua letteraria d'Italia. Il castello di Barletta ospita una scultura che sarebbe l'unico ritratto esistente di Federico II. Qui siamo a Melfi, che Federico riportò a nuovi splendori. L'imperatore scelse la città come residenza estiva. Pare che qui trascorse i suoi momenti di svago, dato che prediligeva le foreste del Monte Vulture per praticare la caccia col falcone, il suo hobby preferito. Da questo castello promulgò le Costituzioni Melfitane, codice unico di leggi per il Regno di Sicilia, opera fondamentale nella storia del diritto, le cui caratteristiche sono considerate moderne da molti storici contemporanei. A Melfi, nella cripta di Santa Margherita, si trova un affresco emblematico nel quale molti studiosi riscontrano il ritratto di Federico II. Si tratta di un tema ricorrente nel Medioevo, anche se ne esistono pochi esempi, che presenta spesso numerose varianti locali e rappresenta 3 giovani cavalieri in abiti signorili che nel corso di una cavalcata per la caccia incontrano 3 scheletri che li ammoniscono dicendo: «Ciò che sarete voi, noi siamo adesso. Ciò che siamo noi, sarete voi. Chi si scorda di noi, scorda se stesso». Il cavaliere melfitano con in braccio un falco è accompagnato dalla moglie e dal figlio. Quest'ultimo, nella sua borsa da caccia, reca il simbolo del fiore a 8 petali che richiama Castel del Monte. Inoltre la donna in bionda e con gli occhi azzurri corrisponderebbe al ritratto di Isabella d'Inghilterra e l'uomo che l'accompagna ha la barba rossiccia che ricorda quella del Barbarossa. Tutto sembrerebbe riconoscere in lui proprio Federico II. A proposito della falconeria, qui siamo nel castello di Taranto,
dove esiste ancora un bassorilievo che raffigura un sovrano che partecipa ad una battuta di caccia con il falcone, una scena in cui certamente possiamo rivedere il grande sovrano. Qui siamo a Castel del Monte, uno dei luoghi più emblematici legati a Federico II. Sorge sulla sommità di una collina a 540 metri sul livello del mare. Oggi è riconosciuto come patrimonio dell'umanità dell'UNESCO. Su questo straordinario edificio si sono susseguite nel tempo diverse ipotesi circa il suo utilizzo. A causa dei forti simbolismi di cui è intrisa tutta la costruzione, è stato ipotizzato che essa potesse essere una sorta di tempio o un luogo del sapere. Alcune lievi asimmetrie nella disposizione delle decorazioni e delle porte, quando non dovute ad alterazioni successive, hanno suggerito ad alcuni studiosi l'idea che il castello fosse stato progettato per essere attraversato come una sorta di percorso obbligato, probabilmente legato a criteri astronomici. Per spiegare la totale mancanza di corridoi, si è inoltre ipotizzato che a livello del primo piano vi fosse un tempo un ballatoio in legno, oggi scomparso, dal lato prospiciente il cortile interno, che avrebbe consentito l'accesso indipendente alle singole sale. Una recente ipotesi di Fallacara e Occhinegro assegnerebbe alla costruzione la funzione di un centro benessere, atto alla rigenerazione e alla cura del corpo, sul modello delle terme arabe. A causa della sua forma ottagonale, è possibile supporre che l'edificio fosse costruito per richiamare la forma di una corona. La costruzione è stata spesso oggetto di interpretazioni esoteriche. Il professor Raffaele Licinio e molti altri storici accademici, come il professor Franco Cardini, hanno in più occasioni ribadito l'inesattezza di tali interpretazioni. Secondo Licinio, l'edificio era parte integrante del sistema di fortificazioni del regno, mentre non è, come alcuni studiosi dilettanti sostengono, una misteriosa costruzione costruita da templari, o frutto di altre leggende esoteriche più o meno antiche. Un tempo il castello era rivestito in marmo ed era decorato con una quantità di beni artistici che non è possibile stimare. Una visita in questo luogo, però, lascia ugualmente incantato qualunque visitatore. Qui siamo nella fortezza di Lucera, sito abitato già dal Neolitico, poi fortificato prima dai Dauni e poi dai Romani. Dal 1223 in poi Federico II fa deportare qui i Saraceni di Sicilia. All'interno della fortezza c'è un interessante acquedotto per il trasporto dell'acqua. Sull'acropoli di Oria sorge un altro splendido castello che in occasione del matrimonio di Federico II con Yolanda di Brienne accolse numerosi ospiti d'onore. In quell'occasione l'imperatore indisse il famoso palio, che ancora oggi si rievoca in costume ogni agosto in città. Qui siamo a Roseto Capo Spulico, in Calabria. Luogo pare già molto caro a Federico il Barbarossa, il nonno dello Stupor Mundi, che qui soggiornava durante le sue battute di caccia. La tradizione vuole che tra il 1204 e il 1253, durante il regno di Federico II, il castello custodì la Sacra Sindone. Ma i castelli lasciati dal sovrano sono moltissimi e noi terminiamo il viaggio qui. Il 13 dicembre del 1250, oggi come allora, giorno della festività di Lucia, santa cristiana cui si intesta la sacralità della luce, Federico II muore proprio in questo giorno, sulla collina solitaria di Castel Fiorentino. Federico era a conoscenza di un vaticinio che il suo amico Michele Scoto, intellettuale di corte e sapiente studioso di filosofia, sacra scrittura, alchimia ed esoterismo, gli aveva anticipato, e cioè che la morte lo avrebbe colto presso una porta di ferro ed in un luogo posto sotto un fiore, o comunque legato al termine fiore. Federico per anni evitò deliberatamente di recarsi a Firenze, Florentia, proprio a causa di questa profezia. Ironia della sorte, Federico è in Puglia tra la fine di novembre e i primi di dicembre del 1250 per una serie di battute di caccia tra Torre Maggiore e Lucera. Viene colpito da una grave forma di dissenteria e si ritira a Castel Fiorentino per curarsi. Tutta questa collina era allora un borgo fortificato, oggi sito archeologico. Possiamo vedere i resti della chiesa, poi quelli della cattedrale, tutto intorno il paesaggio dolce e infinito del Tavoliere di Puglia. E qui entriamo nella dimora reale di Federico II.
Sulla collina gli archeologi hanno trovato diverse fosse granarie e cisterne. Il carisma di Federico II è stato tale che all'indomani della sua morte, suo figlio Manfredi, futuro re di Sicilia, in una lettera indirizzata al fratello Corrado IV, recitava tali parole: "Il sole del mondo si è addormentato. Lui che brillava sui popoli, il sole dei giusti, l'asilo della pace." Questa pietra lo ricorda dall'alto della collina. La salma di Federico fu sommamente imbalsamata. I funerali si svolsero nella sede imperiale di Foggia. Per sua espressa volontà, il cuore venne deposto in un'urna collocata nel Duomo. La sua salma, omaggiata dalla presenza di moltitudini di sudditi, venne esposta per qualche giorno. Fu poi trasportato a Palermo per essere tumulato in cattedrale. Entro il sepolcro di Porfido Rosso antico, come voleva la tradizione normanno-sveva, accanto alla madre Costanza, al padre Enrico VI e al nonno Ruggero II. Fra i tesori della cattedrale si conserva anche la corona di Costanza d'Aragona, la sfortunata moglie di Federico II che morì di malaria. Palermo. Davanti a questo mare illuminato da millenni di storia, si conclude questo piccolo viaggio.